Buongiorno a tutti, bentrovati a questo nostro appuntamento mattutino che ormai sta diventando un'abitudine. Ringrazio tutte le persone connesse e i nostri ospiti che oggi hanno accettato di essere con noi, oltre a Valeria, Virginia e Demetrio, grazie mille. Poi lascerò a voi fare una piccola introduzione. Io vi voglio condividere solo un po' le regole del gioco e l'obiettivo di questa nostra mattinata. Allora, per noi questo incontro, diciamo, ha l'obiettivo di tenere un po' viva, soprattutto in questo periodo, la comunità che gravita intorno all'Elis, con un obiettivo molto semplice, quello di tenere allenato in qualche modo il muscolo dell'apprendimento continuo, cercando di avere dei momenti che si focalizzano sempre su quei concetti che per noi sono al cuore della nostra missione, le persone e il lavoro. E il rapporto quindi che c'è sostanzialmente nel rapporto che ogni individuo ha con la propria professione, le proprie sfide, le proprie quotidianità. E io sarò appunto alla regia e invito tutti i partecipanti a voler porre delle domande attraverso lo strumento Q&A ai nostri speaker. Sarò poi io a, diciamo, leggerle offline, cercarle di aggregarle e riportarle poi all'attenzione dei nostri ospiti. Un'unica cortesia, visto che c'è stato un piccolo problema sulla registrazione dei link, vi prego quando ponete la domanda di scrivere il vostro nome e cognome, perché purtroppo per problemi di registrazioni questo non è stato registrato in automatico. Detto questo, io mi taccio, Vale, lascio direttamente a te la parola e auguro a tutti una buona mattinata. Bene, grazie, grazie Gianluca. E a me, diciamo, l'onore di guidarvi in questa ora di dialogo con Demetrio e Virginia. Giusto due parole, diciamo, su Demetrio, diciamo, tre caratteristiche un po' che hanno contraddistinto il tuo percorso professionale fino adesso, quindi diciamo partendo dal essere centrocampista del Milan e diverse squadre sia nazionali che internazionali, manager della nazionale e founder di Demafor, quindi una società di comunicazione, quindi insomma da calciatore a imprenditore anche. E Virginia, invece, ho passato come manager in Procter & Gamble e founder di una società Value Creation Team che poi insomma, ti ha portato in questi anni a essere sia presidente che direttore generale, amministratore delegato di varie società, tra cui anche direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio. E adesso anche presidente di uno degli enti dell'Elis. Io diciamo, vi ringrazio della vostra partecipazione. Pensavo un po' di strutturare questa ora assieme un po' a due voci, quindi utilizzando la metafora dello sport e per comprendere meglio anche un po' la situazione che ognuno di noi come professionista sta vivendo in questo momento. Partirei un po' dal titolo, se siete d'accordo, che questo diciamo essere metronomo al cambiamento. Un po' abbiamo colto questo titolo con una chiacchierata con Demetrio, che di fatto il tuo soprannome da calciatore è stato proprio quello di essere metronomo, no? Avere un po' quella funzione al centrocampo che deve difendere la metà campo, ma nello stesso tempo cogliere e leggere il gioco per poi preparare il contrattacco. E un po' in questo momento siamo un po' tutti in questa situazione, no? Di essere a metà tra il gestire una continuità che necessariamente, nonostante l'emergenza, stiamo portando avanti, e nello stesso tempo leggere e avere quel pensiero un po' prospettico per andare in contrattacco e quindi diciamo, arrivare a meta, arrivare a gol. Come si cresce, ecco, da regista del campo? Beh, innanzitutto saluto tutti, voi vi ho salutato ieri, è già da qualche minuto che ci parliamo, quindi il saluto soprattutto va a quelle persone che non riusciamo ancora a vederle, noi però magari sappiamo che siamo collegati in tanti e questo mi fa piacere.
Vabbè, è una cosa normale, nel senso personalmente che poi uno cresce, però io sono sempre stato un po' il regista. Poi il metronomo è il soprannome, quindi l'abbiamo dato nel titolo, che poi il metronomo è quello che detta i tempi. E tecnicamente il regista è proprio quello, no? È quella persona che sta lì in mezzo al campo, sa che da una parte ha alle spalle, insieme ai propri compagni, deve difendere la propria porta, ma deve essere quello che conosce le proprie caratteristiche dei propri compagni di squadra e trova la strategia migliore o comunque dà i tempi per la strategia migliore per andare a vincere la partita, che è quello di guardare in avanti, quello di poter andare a fare gol, quello tecnicamente, questa è più o meno la metafora, ma poi alla fine tutte queste regole sono regole che mi sono portato prima da manager sportivo e poi anche da imprenditore in questo momento della mia società. Che è quello che assolutamente devi valorizzare quello che sai, ma devi assolutamente andare a scoprire cose nuove. Io penso che la curiosità sia l'elemento più importante che ti tenga vivo, ma non ti fa assolutamente fermare davanti anche alla prima difficoltà. Diciamo che questa difficoltà che tutti insieme stiamo vivendo è una difficoltà atipica, anomala, la prima volta per tutti credo che la stiamo vivendo. Si possono fare dei raffronti, magari, come dicevamo anche ieri nel briefing, per quanto riguarda quello che succede un po' dentro uno spogliatoio in alcune situazioni della tua carriera, come possono essere le grandi competizioni e i grandi infortuni. Però una gestione di questo tipo è diversa. Io penso che la prima cosa che uno debba fare, perché quando si parla di talento, il talento ce l'abbiamo tutti, ognuno per le proprie caratteristiche, per il proprio mondo, per la propria professione. Però che cos'è il talento? Tante volte nel calcio si pensa che il talento sia la parte tecnica o la parte, diciamo, fisica ad alto livello, no? La fantasia, si cerca sempre di dare questo tipo di sintesi al talento. Io invece credo che il talento, prima di tutto, sia la capacità di superare i propri limiti. Ognuno ha, dico, l'asticella, ognuno ce l'abbiamo diversa, e il lavoro ti porta a superarlo. Quindi, se devo sintetizzare che cos'è il talento è sicuramente, prima di tutto, un'opportunità. Non è sicuramente un obiettivo, ma è un'opportunità che ti dà la vita e che ti dà l'opportunità di poter coltivarlo e andare a poter metterlo a disposizione degli altri se sei in un team o quasi sempre sia in un team, lavorativamente parlando, sportivamente parlando, se sei in un team, anche addirittura negli sport individuali, cosiddetti individuali, hai un team perché hai dagli allenatori, il preparatore, il medico e tutto, e devi gestire una cosa da team. E penso che anche nelle aziende, come sto facendo io, penso che poi Virginia ce lo potrà dire, la cosa più importante sia realmente questa sinergia da team, quelle che sono le regole. Io dico le regole dello spogliatoio per sintetizzare, ma ognuno ha le regole da ufficio, le regole di rispetto e di condivisione. Penso che questo sia alla fine quei temi che toccheremo oggi, che quando vado a fare i miei team building con le aziende per poter fare un po' di formazione e poter avere questo confronto, visto che ho avuto un percorso un po' atipico tante volte, no? Ho cercato di mettermi in gioco anche su situazioni differenti. Non dico chiudevo una porta, ne aprivo un'altra, ma un cambiamento, ho avuto diversi cambiamenti e diverse gestioni differenti. Quindi portare queste esperienze che tante aziende me lo chiedono è sicuramente una missione, una cosa che mi fa piacere, partendo anche da un concetto che credo che negli ultimi tempi anche forse in questo momento siamo attuale, che quello sì di essere stato regista o di essere regista ancora, ma io userei anche una parola ambasciatore, no? L'ambasciatore di quello che possono essere la propria costruzione della propria credibilità o di quello che uno ha costruito. E come mi dice bene il mio amico Alfonso, che sappiamo che è collegato, l'ambasciatore che cos'è? È un creatore di ponti. E tante volte non lo sappiamo, però se pensiamo agli ambasciatori che incontriamo tutte le volte che andiamo in giro per l'Europa o per il mondo a giocare, quando con la nazionale, quando li incontriamo, alla fine realmente questi ambasciatori, che
diciamo, istituzionali, sono dei creatori di ponti per il commercio, per il turismo, per qualsiasi professione che ci sono dall'altra parte. Allora noi oggi dobbiamo essere ambasciatori in questa distanza con, tra di noi, ambasciatori di, non dico di noi stessi, ma di quello che è il nostro sapere. Oggi metterlo nella collettività sia importante. La tecnologia in questo momento ci sta aiutando tantissimo. Ottimo, grazie, grazie Demetrio. E su questo concetto di talento, no? Quindi di sviluppo del talento in questa situazione in cui diciamo, siamo un po' in un nuovo campo di gioco. Virginia, come si sviluppa, come si allena? Ah, dunque, buongiorno a tutti, di nuovo mi associo al saluto di Demetrio, al benvenuto a tutti i partecipanti, oltre ai nostri bravissimi panelist che ormai si sono improvvisati Anchorman e Anchorwoman con successo mediatico notevole, quindi complimenti a Gianluca e Valeri. Il tipo di lavoro che io faccio da tanti anni, quello di aver fondato e gestire una management company che di fatto lavora con le aziende per cercare di gestire, creando valore, delle occasioni di change management, ci mette di fronte a una sfida interessante, nel senso che usando la metafora di Demetrio, io mi sono allenata per più di 30 anni per gestire il cambiamento e mi trovo, come tutti quanti, in un cambiamento che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. In un giorno solo sono saltati tutti i nostri preconcetti, tutte le nostre sovrastrutture, si è parlato di lavoro agile, smart, remoto, telelavoro, tutte le metafore del lavoro, e l'arretramento tecnologico, i problemi della teledidattica, in un giorno solo tutto questo è saltato e ci siamo trovati nel bello della diretta. Siamo in onda e io credo che una cosa molto interessante che personalmente è un piccolo suggerimento personale che consiglio a tutti è quello di tenere un diario di questo evento, perché noi siamo in qualche maniera protagonisti di un evento e di un periodo che non sappiamo quanto durerà, che di fatto sarà storico. Siamo di fronte a un grande cambiamento individuale, sociologico, economico, sociale, che è dettato da degli eventi che sono assolutamente imprevisti ed imprevedibili. Anche i più brillanti futuristi, futurologi e anche tutti gli istituti che avevano previsto le grandi pandemie, abbiamo letto tutti, della Johns Hopkins piuttosto che altre cose, in realtà non l'avevano immaginato così, perché la realtà supera sempre la fantasia. Allora, gestire il cambiamento è quando tutte le regole saltano, quindi ci siamo allenati per anni a giocare a calcio e qualcuno improvvisamente ha cambiato le regole in maniera importante e discontinua. E allora a che cosa possiamo fare appello? Quindi mi riallaccio alla domanda sul talento. Credo che il talento, per chi lavora come noi con le organizzazioni, con le persone, in ambiti profit, come la mia attività professionale, in ambiti no profit, per il mio incarico no profit in Elis, sia quello di veramente un rabdomante. Cioè, ognuno di noi ha la possibilità, il talento, la missione, il compito, riprendo quello che diceva Demetrio, di tirar fuori l'acqua preziosa, ma nascosta, che c'è in ognuna delle risorse che abbiamo intorno a noi, in maniera fisica o remota. Questo vale dalla famiglia, per chi ancora non vive, diciamo, in una situazione di isolamento totale e quindi si trova ad essere singolo in questa situazione, per chi quindi ha un ambiente familiare, cercare di tirar fuori il talento da noi stessi, attraverso noi stessi alle persone, cercare di tirar fuori il talento dalle persone che in questo momento, amici, conoscenti, collaboratori, sono connessi con noi in maniera virtuale, e i nostri collaboratori. E allora, in un team che noi abbiamo gestito per decenni con criteri più o meno spinti di coabitazione, coesistenza, anche chi lavorava da anni in Global Teams e quindi aveva un team di 5 persone sparse ognuno per i 5 continenti, aveva comunque dei momenti, delle ancore a cui attaccarsi di natura fisica, di co-location, di frequentazione. Peraltro noi siamo un popolo che è fatto di fisicità. E quindi il fatto che noi ci abbracciamo e ci baciamo sicuramente in questo momento ci fa soffrire di più e forse non ci aiuta neanche nel contenere i contagi rispetto a popoli che invece si inchinano e si tengono a rigorosa distanza. Allora,
Tutto questo significa per noi far saltare delle regole. Una riflessione interessante che facevano alcuni amministratori delegati e che anche Elis ha raccolto è quella che uno dei primi effetti è che sono saltate le gerarchie. Quindi oggi in questo mondo virtuale, per semplicità, ci si trova collegati in videoconferenze che vedono insieme amministratori delegati e stagisti appena assunti. Chiunque abbia incarichi anche estremamente operativi nelle aziende si trova a poter scrivere direttamente ai vertici delle aziende in maniera intermediata e disintermediata e avere risposta, cose che nelle nostre gerarchie, pensiamo alle grandi organizzazioni che tuttora esistono in Italia, erano inimmaginabili. Allora, che cosa però noi dobbiamo cercare? Forse le vecchie sagge regole di sempre in un mondo che cambia. Per chi di voi abbia avuto la fortuna di gestire da padre o da madre dei bambini piccoli sa che perfettamente una metafora, io non posso diciamo addurre la metafora del ritiro prima dell'evento mondiale, ma tanti ritiri fatti con bambini in quarantena perché si erano presi insieme le malattie esantematiche fa sì che abbiamo sviluppato, per chi di noi è stato genitore, in particolare forse mamma, alcune regole auree. Ecco, io provo a condividerle. La prima è mantenere le regole. Che cosa vuol dire questo? Che noi non sappiamo quando usciremo da questa quarantena forzata, da questa bolla che ci ha messo in una specie di castello della Bella Addormentata dove il tempo e lo spazio sono sospesi. Quando usciamo, che tipo di mondo affronteremo? Allora, alcune regole, che sono regole di comportamento personale e professionale, vanno mantenute per noi e per le nostre persone. La puntualità dei tempi, i ritmi. Quando i bambini sono malati, si cerca di tenerli con dei ritmi sonno, veglia, cibo, con dei ritmi metabolici che siano il più possibile stabili. Ma non ne hanno bisogno solo i bambini, ne hanno bisogno gli esseri umani e anche gli esseri umani quando lavorano. Quindi dei ritmi, che sono dei ritmi in cui forse per nostra fortuna abbiamo tagliato tutta una serie di tempi che avevamo scoperto essere morti e inutili. Dai trasferimenti alle riunioni che sono infinite e che quindi vanno sempre ad oltranza, invece qui c'è un magnifico strumento democratico come Zoom che dopo 40 minuti ci taglia se non siamo riusciti a manometterlo e a farlo durare noi. E quindi siamo tutti molto più compressi. Quindi i ritmi sicuramente. Un'altra cosa è l'esigenza della performance. I tempi dilatati non ci devono indurre, secondo me, né a noi stessi né alle nostre persone ad essere più indulgenti. Quindi le scadenze sono scadenze, anche se il mondo fuori non ha scadenze, sono scadenze di fronte a noi stessi, di fronte al rispetto con le altre persone. E la qualità del lavoro che facciamo, sia scritto che verbale, l'accuratezza, la profondità, sono un altro elemento, quindi tutte vecchie care regole auree che si applicano anche a un mondo che sta cambiando, perché specialmente per chi ha il compito di guidare organizzazioni verso un futuro che noi stessi, parliamoci sinceramente, non sappiamo oggi neanche lontanamente immaginare, è quello certamente di infondere coraggio, di essere esemplari, tutte le qualità umane e professionali, ma anche di tenere allenata la squadra. Quindi non voglio rubare le metafore a Demetrio, ieri ci raccontava quanto è importante quando si ha un infortunio lavorare su stupidi esercizi di fisioterapia che sembrano assolutamente inutili per poi scoprire quando ritorni ad allenarti che invece erano molto utili. Questo secondo me è anche lo spirito che ci deve animare in questo momento. Grazie Virginia, infatti prenderei proprio quest'ultimo concetto che hai lanciato per ritornare da Demetrio e effettivamente diciamo il concetto diciamo di limite o capire come allenarsi anche in una situazione in cui si è limitati, no? Parlavamo ieri che uno sportivo mette in conto, comunque anche abituato a dover gestire degli infortuni, così come ci citavi che per uno sportivo stare 4 mesi, ecco, un po' isolato, ecco, non è quarantena, però in ritiro, perché c'è per un campionato, per i mondiali, è abbastanza usuale. Allora, in questa situazione, diciamo, come ci si allena e come si supera, ecco, il concetto di limite e come si cresce? Allora, 4 mesi mi sembrano esagerati. Per ok. Chiamiamolo 1 mese e mezzo. È tantissimo, ti assicuro che è tantissimo, guarda. È già tantissimo. 4 mesi mi sembra veramente... Una punizione. Tu immagina così, dico una cosa un po' per sdrammatizzare,
io ho smesso di giocare, o comunque sono arrivato a una decisione, ha aiutato molto, o comunque più che aiutato, per una conseguenza che tecnicamente avevo un po' il rifiuto del ritiro. Il ritiro, quello di stare in albergo. Se tu immagini che io ho fatto circa 700 partite da professionista, se moltiplichi per 2 giorni 700, sono 1400. Sono 4 anni e mezzo, senza contare le grandi manifestazioni, i ritiri pre-estivi, tutte queste cose, o le amichevoli all'estero, o le tournée. Io più o meno ho fatto 4 anni e mezzo, 5 anni della mia vita in albergo, no? Questo è proprio... e quindi non erano... in un'età, diciamo, molto particolare. E quindi se lo rapporti non sono 4 mesi, ma se li sommi sono molti di più. Però io mi ricollego tecnicamente a quello che ha detto anche Virginia, perché gli spunti, come dire, se parlo prima di curiosità, a me piace ascoltare, poi il rapporto che ho con Virginia, la stima, sono obbligato ad avere le antenne perché riesco a recepire sempre qualcosa importante e farlo mia. Allora, lei ha parlato di regole, ritmo, performance e qualità di lavoro in questo momento. Penso che poi ne ha nominate altre, però io mi sono segnato questo. Le regole, sono convinto, io sono un grande persona, quando ho vissuto gli spogliatoi, ogni spogliatoio ha delle regole diverse. C'è chi potevi andare col telefonino e quelli che invece non volevano il telefonino nello spogliatoio, chi potevi leggere il giornale, chi invece dovevi cercare di fare gruppo. Quindi non c'è una regola per vincere. Dico invece che ci sono delle regole certe per perdere. Se tu non hai delle regole, vai a perdere sicuramente. Non so se quelle regole che tu ti imponi ti porteranno alla vittoria, ma sicuramente potrai modificarle. Un'altra cosa nelle regole che io metto sempre è che bisogna sempre puntare al massimo del traguardo. Mai accontentarsi, perché sennò ti crei delle facili illusioni nel momento in cui raggiungi degli obiettivi. E se gli obiettivi sono piccoli, alla fine, anche adesso, alla fine diventa una sommatoria di buoni risultati, ma mai di un obiettivo importante. E non potrai mai conoscere quello che ti manca oggi per poter arrivare a questo obiettivo importante. Quando sento delle squadre parlare, o dei giocatori, società parlare all'inizio della stagione, ma cerchiamo di fare bene, poi vediamo che cosa succede, no? E quello vuol dire lasciare un po' troppo al caso. Io sono sempre stato abituato a puntare al massimo, per fortuna, diciamo, tante volte ci sono riuscito, ma nel momento in cui tu non ci riesci, puoi fare un'analisi di quello che ti manca per arrivare al massimo. Se invece raggiungere un obiettivo sotto, non potrai mai riuscire a conoscere, perché sarebbe una cosa nuova, l'ultimo passo per vincere, no? E quindi questo è importante. Le regole sono un passaggio fondamentale. Fondamentale, bisogna riuscire a condividerle con il tuo staff, con il tuo team, non sempre, perché alla fine un po' di democrazia bisogna metterla da parte e bisogna assolutamente portare l'autorevolezza più che l'autorità dentro nel team per poterlo portare avanti, però assolutamente con decisione e con il proprio atteggiamento puoi portare l'autorevolezza delle regole. Poi c'è il ritmo, parliamo del metronomo, quindi il ritmo sono i tempi di poter scegliere la decisione. Il vero leader è quello tecnicamente che ha la consapevolezza e la responsabilità di alcuni momenti delle scelte, non solo delle scelte, ma dei tempi delle scelte, perché tante volte la scelta magari la conoscerebbero tutti, però quando poter fare quella scelta credo che sia dettata dal leader. E la leadership non è una cosa che, devo dire, nello spogliatoio, poi dopo lo si raffronta ognuno, non è una cosa che si può comprare, la si può dare in dono, no? La si può nominare. Una cosa che si conquista sul campo, con l'esperienza, con la possibilità. Ci sono quelli più predisposti, quelli meno. È normale che ci vuole anche un po' di coraggio, un po' di spavalderia in alcuni momenti, ma assolutamente bisogna farla. Poi si parla di performance. Io credo molto alla competizione. La performance è un po', perché è l'obiettivo, l'abbiamo detto prima, se non ti prepari a un obiettivo non saprai mai se stai facendo la cosa giusta. Quindi gli obiettivi e la performance sono fondamentali. In questo momento sapere di andare a prendere qualche spunto, riuscire a... visto che bisogna fare delle gestioni o dei percorsi diversi, siamo tutti in una novità, no? Sono tutti, non dico tentativi, ma bisogna assolutamente
mettersi in discussione in quello. E poi la qualità del lavoro. La qualità del lavoro, io credo, è dettata prima di tutto dalla qualità delle persone. Se c'è rispetto, lealtà, lealtà oggi, in questo momento sto vivendo una fase un po' diversa dalla mia società, e la prima cosa che ho chiesto ai miei ragazzi è la lealtà, perché oggi i fuori classe li si possono comprare dopo, ognuno con le proprie criticità, ma la lealtà in questo momento è fondamentale, fondamentale, perché vuol dire che uno non si risparmia a guardare l'ora o a guardare il giorno. Ma la lealtà ti crea quell'entusiasmo, quel volano di entusiasmo che diventa contagioso. Noi diciamo nello sport che tutto è contagioso, ci sono dei momenti che ti riesce tutto facile, ma perché quelli che ti stanno di fianco ti contagiano. Ci sono delle volte che un'urlata vale di più di tante regolette o formule matematiche, ma perché devi riuscire a riportare sulla retta via. Una delle regole importanti della squadra per vincere non è essere tanto forti, ma essere convinti che quello che stai facendo ti porterà al risultato, la convinzione. E quindi arrivo alla sommatoria di tutte queste regole che ha detto un po' di questi obiettivi che bisogna cercare in questo momento, che ha detto Virginia, prima da mamma e poi da grande manager, che poi è la stessa cosa nello sport. Che cosa devi costruire in questo momento? Io credo, ed è quello che io voglio fare in questo momento con tutti i miei, con tutte le varie cariche che ho da essere con la federazione, tutto, che è la consapevolezza di quello che un team è in questo momento, lo possiamo costruire anche a distanza per poter raggiungere gli obiettivi dopo, quando si potrà anche avere la mobilità per poter arrivare e magari diciamo la ripartenza anche dell'economia, che in questo momento è sicuramente ferma. Sì, grazie. Demetrio, mi incuriosisce sapere magari una regola, no, che ti sei dato tu in questo momento in casa o in famiglia, se c'è una regola particolare che stai seguendo in questi giorni. Ce ne sono di più di regole. Allora, primo, visto che viviamo al telefono, non disturbare gli altri con le telefonate, perché penso che questa sia la cosa importante. Avendo anche due figli, uno fa l'università e l'altra il liceo, e in questo momento sono tutte e due con le piattaforme, diciamo, scolastiche per studiare, per avere dei ritmi. E sono un po' anche distratti tante volte, perché stare davanti 5 ore al computer non è così facile. Poi c'è la seconda regola, che esco solo io a fare la spesa ogni 3 giorni, e sono ligio a questo ogni 3 giorni. E l'altra cosa è che sicuramente la mattina, visto che mi sveglio molto presto, forse perché veramente non ho quello sfogo che uno vorrebbe avere, forse diciamo un leone in gabbia, no? L'energia che uno vorrebbe mettere in questo momento è soffocato, quindi non sprecando tante energie ho bisogno di poco tempo per recuperare. Quindi quando dalle 5 alle 7 più o meno, quando sono sveglio, dalle 5 alle 7 comincio a mettere a posto un po' tutte le mail, tutte le situazioni, a pensare anche a quello che possono essere la sintesi di quello che ho vissuto, perché tante volte per me la cosa che a me piace è fare una sintesi di quello che io sto vissuto. E poi l'altra è cominciare nel ritmo, è sicuramente arrivare almeno all'ora di pranzo, che oggi è sempre dopo le 2, perché finiscono scuola dopo le 2, i ragazzi, di pranzare sempre con la famiglia e cercare di condividere i ritmi anche con la famiglia. Bello, grazie. Terminerei, diciamo, questo giro di domande e poi passerei anche a raccogliere alcune domande dai nostri telespettatori, non so se si può dire così, diciamo, concluderei con una domanda legata un po' all'orgoglio, no? Voi vi siete conosciuti in quel periodo, diciamo, il 2006 più o meno, in cui è scoppiato, diciamo, lo scandalo di Calciopoli. Virginia, tu eri direttore generale della Federazione Italiana e Demetrio vice commissario straordinario. In una situazione del genere, cioè quindi di grossa crisi e anche di demotivazione, com'è stato possibile gestire comunque un orgoglio
per il calcio, no? Ricordiamo anche comunque è stato anche l'anno della vittoria dei, dei mondiali, e gestire, quindi superare il limite gestendo in quel caso lo scandalo e la vergogna. Quindi come si mantiene alto l'orgoglio? Partirei magari da Virginia, visto che diciamo, hai dovuto guidare la federazione. Prego. Sì, io sono stata chiamata dall'allora, dal compianto professor Rossi, allora commissario, quando Demetrio era stato poi nominato vicecommissario, con alcuni criteri che, in base a alcuni criteri che non è che mi facciano particolarmente onore, perché il professore mi disse voglio una donna, perché non capisce niente di calcio e del mondo del calcio, e voglio qualcuno che non proviene da questo mondo, e poi ho bisogno di qualcuno che mi sistemi una federazione che in quel momento, neonata, neonominata campione del mondo per la quarta volta, perdeva tanti tanti soldi. E quindi io sono arrivata lì più per le cose forse che non ero che per quelle che ero, e mi sono trovata una situazione in cui c'era una situazione quasi schizofrenica dal punto di vista professionale, come tu dicevi Valeria, e cioè da una parte un grandissimo orgoglio, la nazione ci acclamava come eroi, non me perché io non giocavo, ma tutta la squadra che era campione del mondo e tutto il mondo intorno, e dall'altra 300 persone quasi che lavoravano nella federazione e che erano profondamente travolte da uno scandalo per cui erano nominati insieme a tutto il mondo del calcio come i grandi ladroni, coloro che avevano contravvenuto a tutte le regole. In più dei conti che non tornavano e che quindi per un direttore generale che deve far quadrare l'ultimo numero in basso a destra era un certo problema. Come abbiamo gestito questa cosa? Partendo da quell'orgoglio che diceva Demetrio, cioè ripartendo dalla dignità delle persone che dovevano assolutamente trovare una molla proprio in quella vittoria del mondo per riattaccarsi all'orgoglio di essere una grande federazione, una grande squadra, un grande paese. E quindi invece di lavorare sui conti, noi abbiamo lavorato sulle persone. Erano persone che erano precarie, quindi non stabilizzate da decenni, e la prima cosa che abbiamo fatto sotto l'ombrello del commissariamento è dare loro un lavoro stabile, quindi sono state tutte regolarizzate e questo ha significato per loro avere un senso d'appartenenza permanente all'organizzazione. E poi lavorare con gli obiettivi, con la certezza delle regole, per portare quell'orgoglio che intorno al paese girava in maniera entusiastica all'interno della federazione. Mi piace dire, perché Demetrio è sempre molto carino, per lodi che io diciamo non merito, che proprio in quel momento si è costruita sotto quella situazione così eccezionale un rapporto professionale e naturalmente di amicizia con Demetrio, perché ci siamo trovati sulla stessa trincea e lavorare su valori, lui per una competenza sportiva in termini agonistici e di quello che il mondo del calcio chiama la politica sportiva, cioè tutto il tema del regolamento e del mondo. Io lavorare sull'azienda, ma accomunati da valori, da rispetto, da interesse per le persone, ha generato uno dei, per me, dei più preziosi talenti che e regali che quella esperienza bellissima della federazione mi ha fatto, che è questa amicizia, questa sodalizia professionale, per cui ormai sono più di 15 anni, ma a tratti, prendendoci e rilasciandoci, Demetrio non è più riuscito a liberarsi di me, infatti adesso anche è stato incastrato in questa cosa di Elis, a cui volentieri ha subito accettato di aderire. Quindi, lavorando sui valori, per rispondere alla tua domanda Valeria, e lavorando sui valori che ogni persona aveva dentro di sé, per liberare dalla gabbia della vergogna e affermare invece l'identità valoriale di un individuo e di un gruppo. Grazie. E lato tuo, Demetrio, diciamo, questa diciamo, complementarietà, di fatto anche un po' lavoro di squadra all'interno della federazione, diciamo, lato più specialista del calcio, come siete riusciti a mantenere alto l'orgoglio e anche a uscire comunque dalla crisi? Allora, diciamo che per me io il 15, più o meno il 15... Ti sentiamo molto basso, Demetrio. Aspetta un attimo che proviamo, perché... Mi sentite adesso? Pronto? Meglio. Pronto? Sì, sempre molto basso. Sto provando. Il problema di prima. Okay. Mi sentite? Perfetto. Sì, adesso sì. Ecco.
Allora, sì, stavo dicendo che per me io a marzo gioco la mia partita d'addio, a maggio divento vicecommissario per seguire la nazionale del 2006. Dico obiettivamente che tante volte, come diceva il professore, tante volte non bisogna essere bravi, basta essere... ci vuole fortuna, ci vuole culo, no? Proprio così. Io posso dire che è capitato così. Quello che ho perso nel 94 in campo l'ho vinto da dirigente nel 2006. Però la prima cosa è entrare nel gruppo, quindi io ero molto a contatto con la squadra, nel gruppo con grande rispetto. E quelle erano le regole che io conoscevo, perché quei ragazzi che poi hanno vinto il mondiale in campo meritatamente, più o meno li ho visti quasi tutti esordire con la nazionale. Alla fine, non dico, li ho vissuti nel 2000, con l'Europeo del 2000, qualcuno anche prima nel 96 nell'Europeo, o nel 98 al Mondiale, quindi sono tutti ragazzi che io ho conosciuto. La cosa che mi fa piacere che venga detta da Virginia, ha usato una parola incredibile che condivido, ed è una cosa che, anche se il professore la voleva per una che conoscesse poco di calcio, ma impara velocemente, Virginia. Ha parlato ha usato una parola, un significato che io, per me è fondamentale, che è il senso di appartenenza. Il nostro mondo è proprio in automatico, è naturale quel senso di appartenenza. Quasi tutte le squadre che vincono hanno un senso di appartenenza importante. Le squadre che hanno segnato la storia del calcio mondiale hanno un senso di appartenenza ancora più importante. Immaginate l'Ajax di Cruyff, immaginate il Bayern Monaco di Beckenbauer, o la quinta del Buitre in Spagna, il nostro Milan, il mio Milan, e addirittura adesso il Barcellona, che negli ultimi anni ha fatto tanto, no? Tanto ha vinto. E che cosa hanno in comune? Hanno così tanti giocatori cresciuti nel settore giovanile che sono riusciti a esaudire prima di tutto il proprio sogno, quello della propria squadra. Quindi se si lavora in questa direzione anche in un team, sia nel calcio che anche in un'azienda, alla fine puoi raggiungere degli obiettivi superiori ai talenti o superiori alle capacità che magari il tuo team in quel momento ha, perché alleni qualcosa che non tutti sanno allenare bene, perché non è che basta aiutarsi e dare il contentino, bisogna essere credibili con continuità per creare un senso di appartenenza e di leadership. Quindi quello che abbiamo fatto nel 2006, che poi ce l'hanno indicato la squadra, stando vicino, perché nelle difficoltà tutti i giocatori avevano un senso di appartenenza ad un gruppo incredibile, no? Per poter fare qualcosa di straordinario, e l'hanno fatto, perché vincere il mondiale è veramente incredibile. Addirittura io mi ricordo, dico un aneddoto, finita la semifinale vado nello spogliatoio e gli dico ai ragazzi, tecnicamente avrei potuto raccontarvelo anch'io cosa si prova ad arrivare in questo momento, no? Questo momento. Adesso cercate di spiegarmi cosa vuol dire, cosa si prova a vincere un mondiale, perché... E poi il giorno dopo, quando è uscita ancora la Francia, io devo dire che per me è stata la bestia nera nel mio cammino professionale. Io non ho dormito, mi ricordo il giorno, la sera stessa, ho dormito forse 3 ore, perché ho detto non è possibile che anche da dirigente possa perdere ancora con la Francia. Quindi sono tutte queste cose che... e poi... essendo ancora fresco come giocatore, stare in tribuna, adesso un po' mi sono abituato dopo 15 anni, però stare in tribuna in una finale del genere e non poterla giocare è stata tosta. Bene, grazie a entrambi. Io adesso lascerei Gianluca, magari spazio a qualche domanda che ci è arrivata dai nostri oltre 130 partecipanti. Allora sì, le domande sono state tante, ho cercato di fare un lavoro un po' di sintesi, ma abbiate pazienza, non è stato facile, come dire, sintetizzarle in pochi punti. Ho tentato un po' di clusterizzare per argomenti, adesso ve le faccio vedere e poi lascerò a voi un po' scegliere a quale dare seguito. Allora,
Partiamo, come dire, dalla parte in alto a destra, dove si parla un pochino più, se vogliamo, di leadership e del ruolo un po' di manager all'interno di un gruppo o di un'organizzazione. Quindi qualcuno ci chiede quali sono un po' le qualità, le tre qualità chiave che deve avere un leader per affrontare un momento difficile. Quindi questa può essere proprio una pillola. Quanto conta la comunicazione e come riuscire ad ingaggiare e motivare in maniera importante ed efficace le persone? E poi anche legato un po' al ruolo di Demetrio in campo, come si fa ad anticipare il gioco e il pensiero dell'avversario? Come dire, forse tutti in un'organizzazione, in un'azienda vorrebbero avere questa capacità di anticipare quello che può fare un avversario o anche un collega per cercare di metterlo nelle condizioni migliori di lavorare. Quindi se vogliamo, la prima parte, quella in alto a destra, rappresenta un po' il ruolo e le capacità che deve avere un leader. Scendendo, in basso a destra ci si sposta più su regole, chiamiamole così, e processi di lavoro. E quindi ci chiedono come si fa a misurare, sostanzialmente sapere se è stato efficace un processo di cambiamento, come aiutare in questo momento storico le imprese in questo processo. E poi una domanda legata anche un po' alle osservazioni che entrambi facevano, ma si è parlato molto di regole, una persona ci chiedeva, ma quanto si coniugano regole, rigore e innovazione intesa come capacità e voglia di pensare fuori dagli schemi, dare libertà alle persone, magari di un'organizzazione, di esprimere una propria, chiamiamola così, originalità. Mi sposto invece sulla parte sinistra, dove sono, diciamo, tre argomenti invece differenziati dall'alto. La prima molto legata al tema di cui ci parlavate del 2006, diciamo l'Italia molto spesso vive dei picchi di grande orgoglio per poi buttarsi addosso invece grandi, chiamiamoli così, critiche e autocritiche. E invece quindi da parte vostra quella che può essere una ricetta o un pensiero per cercare di mantenere alto questo orgoglio italiano e coltivarlo nella maniera adeguata. Un'altra domanda è legata un po' invece al tema dell'innovazione e quanto questa attualmente sia presente nello sport, chiaramente non intesa solo da un punto di vista, chiamiamolo così, di schemi di gioco, di aspetti più specifici dello sport in sé, qualunque esso sia, ma proprio legata magari alle tecnologie, a quanto oggi dal vostro punto di vista nel mondo dello sport si sta traguardando anche un po' questa innovazione tecnologica che stiamo vivendo, ecco, anche noi oggi grazie agli strumenti che ci permettono di vederci. E chiudo invece con una domanda che è arrivata da un ragazzo che ha palesato un po' la preoccupazione di questo periodo di forte incertezza legato proprio agli scenari futuri in termini di lavoro, di opportunità, che per un giovane che oggi sta per uscire magari da una scuola superiore o da un percorso universitario, è un consiglio da parte di chi ha qualche anno in più di lui su quale possono essere le ancore, chiamiamole così, e le certezze su cui lui può fare affidamento in questo periodo di forte incertezza. Perdonatemi, sono molte, lascio quindi magari a voi insieme a Valeria anche scegliere a quali e come dare seguito. Io lascerei a Valeria questa incombenza di scegliere. Allora, ma se volete io partirei da questa idea dell'anticipare il gioco, quindi di capire come fare adesso ad avere quella visione prospettica, ma soprattutto io rileggevo anche un'interessante intervista a Ferrero, no? Il capo di Venchi, che diceva per ripartire bisogna anche partire prima, no? Con la ripresa, non aspettare, vedere che cosa si può appunto anticipare prima della ripresa di tutti. Quindi inizierei con questa e poi se abbiamo ancora tempo magari darei al giovane, diciamo, una visione di futuro. Allora, io con Daniele Ferrero ci confrontiamo spesso, lo conosco, un amico,
E parlavamo un po' già precedentemente nella chiacchierata che abbiamo fatto che bisogna non solo trovare la strategia migliore, ma trovare il tempo migliore per poter iniziare. Quello di che oggi noi siamo nella fase 1, abbiamo adesso la consapevolezza tutti che di quello che ci sta accadendo e di quello che siamo. Me lo auguro che qualcuno non lo prenda con grande superficialità, anche se devo dire che nel mio mondo qualche presidente con superficialità la sta prendendo. Però tecnicamente lo sappiamo tutti, ormai l'informazione ci è stata data da tutte le parti, cosa dobbiamo fare, lo dobbiamo assolutamente isolarci, perché dopo 17 giorni che io sono in isolamento con la mia famiglia, in preventivo il primo giorno avevo messo in preventivo che dopo qualche giorno o avremmo potuto avere tutti il coronavirus, perché quello lo devi mettere in preventivo, o se no tecnicamente in questo momento siamo un po' più sereni, no? E l'abbiamo isolato. Però bisogna pensare alla fase 2. La fase 2 è quella dell'anticipo, è quello di poter pianificare oggi e riuscire a trovare il tempo e quindi la procedura, ma secondo me le procedure i grandi manager le conoscono, perché il grande manager è chi anticipa, e non tutti sono grandi manager, mi dispiace, non tutti. Tutti possono giocare a calcio, ma non tutti magari sono diventati dei grandi campioni. Il grande manager è quello che anticipa. Le tempistiche sono importanti. Le tempistiche è partire prima degli altri. In un campionato di calcio, durante più o meno 8-9 mesi durante il campionato, non vince chi ha il picco più importante di quando giochi bene. Vinci quando gestisci nel miglior modo possibile, in più breve tempo possibile, il momento di calo, il momento di calo di performance della propria squadra. Questo è il momento reale che un grande allenatore deve fare, e questo è per arrivare a un obiettivo importante. Un grande allenatore che ho avuto mi ha sempre detto, perché poi tutti mi hanno dato qualche consiglio, e mi ha dato un consiglio che proprio in questo momento penso sia giustissimo, che quando tu dai la palla, il regista chi è nel campo? È chi ha la palla. Quindi chi ha la palla decide a chi dare la palla, chi non ha la palla decide dove vuole la palla, se incontro in profondità o comunque... Oltre a questo, dice che il grande regista è chi dà la palla, e mentre arriva la palla c'è scritto, come se ci fosse scritto un bigliettino, che cosa deve fare il tuo compagno. Quindi è quello che vede due giocate successive a quello che è il compagno. Questo ti permette di far che cosa? Quando noi giocavamo la semifinale pensavamo di vincere la finale, quando giocavamo magari il preliminare pensavamo arrivare in semifinale e quarti, perché nel momento in cui tu lo stai vivendo ti sei già messo l'obiettivo più lontano. E nel momento in cui riesci a passarlo, è una conferma di aver fatto le cose giuste. E prendi assolutamente quella consapevolezza, quella autostima che ti permette di affrontare l'obiettivo che già ti eri messo prima. Quindi non te lo sei messo difficile, potevi anche perdere. Demetrio, mi sei andato via l'audio? E a livello calcistico, tra giocare in una squadra... Demetrio, non ti sentiamo. Cioè, devi sistemare... Ok. Devi assolutamente, chiunque deve pensare a una giocata successiva. Se io do la palla a quel giocatore, ho già pensato che cosa può fare quel giocatore con quel passaggio che gli ho fatto. Bellissimo, grazie Demetrio. E Virginia, come nel lavoro riusciamo in questo momento a pensare alla giocata successiva? Cioè non a quando finisce tutto questo, ma al dopo ancora, a due passi dopo. Io mi riattacco, mi ricollego all'appello di pensiero laterale che ha scritto nella domanda, di dire non fate troppe regole, date spazio all'innovazione. E quindi provo a iniettare un po' di innovazione nel dire che forse una delle cose sulle quali dobbiamo cominciarci a domandare è se i nostri concorrenti o avversari saranno gli stessi una volta che usciamo da qui. Noi siamo abituati in un sistema, diciamo, competitivo che qualifica e cataloga i nostri avversari o concorrenti, usate il termine che volete, secondo certi criteri.
una delle cose che a mio avviso il leader e chi pensa alle organizzazioni e al business deve pensare è domandarsi se ci sono dei nuovi concorrenti, dei nuovi avversari, e innanzitutto dove sono i concorrenti e gli avversari che abbiamo all'interno delle nostre stesse organizzazioni. E quindi faccio un esempio: pensare esattamente come prima e uscendo da qua potrebbe essere il peggiore avversario di noi stessi e delle nostre aziende. È come quelli che continuano a pensare di poter fare il barbecue all'aperto in questo momento, quando tutti ci dicono che dobbiamo stare a casa, perché ritengono di poter continuare a fare, ma che facciamo? Non facciamo il barbecue di Pasquetta? È cambiato il mondo. Quindi una delle prime regole che dobbiamo perseguirci è fare pensiero accurato e approfondito, anche pensiero laterale, ma con qualità e profondità, è chi saranno i nostri avversari. E siccome nella nostra sfera di controllo c'è quella di poter battere gli avversari interni, i famosi panni sporchi che si lavano in casa, forse possiamo cominciare dall'individuare e neutralizzare quegli avversari interni, perché lo scenario competitivo esterno potrebbe essere molto mutevole. Quindi noi potremmo avere una competizione uscita da qua in cui i concorrenti di prima non ci sono più, ma non perché c'è stata moria, perché non hanno sopravvissuto, ma perché sono cambiati gli agoni e gli scenari competitivi. Quindi guardare due passi avanti, quando le regole cambiano e quindi i passaggi non sono più gestiti con le regole del calcio con cui Demetrio ha giocato tutte le sue partite, ma potrebbero essere diversi, fa sì che noi dobbiamo sviluppare delle attitudini che, a mio avviso, ci aiutino a cambiare velocemente lo schema, a non avere più preconcetti e troppe cognizioni, ma basarci su valori e su comportamenti e su criteri che tengono insieme questo spirito di squadra a cui, diciamo, Demetrio accennava più volte. Quindi meno rigidità, meno essere aggrappati al passato, perché il futuro, come diceva Paul Valéry, non è più quello di una volta. E mai come è vero, come in questo momento, che il futuro non sarà quello di una volta. Il problema per il capo, a cui tutti teoricamente guarderebbero per sapere cosa fare, è che non sa bene come sarà. E quindi, tornando alle tre qualità, faccio un brevissimo escursus sulla prima domanda. Io al primo posto metterei una grande umiltà intellettuale, non un'umiltà farisaica, un'umiltà vera, perché possiamo sapere che dall'ultimo a livello gerarchico, dal più giovane delle nostre persone, può avvenire la soluzione di un problema, perché ha sviluppato, e di questi tempi bisogna parlare di anticorpi, degli anticorpi tali che noi, che magari abbiamo sistemi immunitari, parlo per me, Demetrio è molto più giovane, troppo invecchiati, non siamo in grado di individuare. Allora, grande umiltà intellettuale, grande leadership di servizio. Grande leadership di servizio? Di servizio, cioè di essere dei leader che sono a servizio degli altri, che sanno guidare, ma prendendo le persone da sotto, non vado avanti io e venitemi dietro tutti, che già è un sistema di leadership molto tramontato, ma che in questo momento è completamente, secondo me, ridicolo, non saprei usare un altro termine. Grazie. Usare anche la generosità. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Ho parlato di generosità, quindi leader di servizio, mi piace molto la leadership di servizio. E la cosa che sintetizzo, che dico anch'io, che non possiamo avere la nostra storia come prospettiva. Questa è assolutamente veritiera. Grazie. E diciamo, concludendo con un consiglio, un suggerimento che dareste al ragazzo che ha fatto la domanda, no? Che se vogliamo potrebbe essere benissimo uno dei tuoi figli, Virginia, o dei tuoi, Demetrio, no? Come, che suggerimento, anche che visione di speranza date a chi in questo momento sta effettivamente studiando, si sta impegnando, però sapendo che dopo tutto sarà cambiato? Che incoraggiamento date? Allora, io do un incoraggiamento. Scusami, Demetrio, vai. Vai, Virginia. Io do un incoraggiamento di grande entusiasmo, nel senso che paradossalmente, anche se può sembrare veramente paradossale questa mia affermazione, il fatto che questo coronavirus abbia spazzato via, ma letteralmente spazzato, tutta una serie di sovrastrutture, è come se
arrivata al gioco dell'oca, ci fossimo rimessi tutti con le pedine al via. Questo significa che vinceranno i talenti migliori, che avranno agilità di pensiero, che avranno entusiasmo, che avranno passione, che avranno voglia di fissare quegli obiettivi che sembrano assurdi, che sembrano illogici, che sembrano troppo ambiziosi. Tutte caratteristiche che i giovani hanno da un punto di vista biologico e di sviluppo della propria personalità, perché le aree del cervello che sono la propensione al rischio non si sono ancora stratificate con tante barriere dell'esperienza che li fanno diventare capi. Allora, veramente le grandi rinascite dopo le epidemie, dopo le guerre, sono state affidate, la storia della ricostruzione di questo paese lo dimostra, alle giovani leve che forse oggi ai blocchi di partenza hanno le stesse possibilità e forse maggiori di quelle che hanno tanti soggetti consolidati che sono arrivati all'apice del potere, che forse potrebbero essere piuttosto preoccupati, tutti noi potremmo essere piuttosto preoccupati che invece sia più facile rotolare, perché da più alto cadi e più ti fai male. Invece le persone che partono ai blocchi di partenza, se noi avremo l'umiltà e di nuovo lo spirito di servizio di dare loro le chance di costruire il paese su nuovi criteri con l'elasticità e l'entusiasmo che li caratterizza, io vedo invece un futuro molto più roseo o meno fosco, a seconda di come uno la voglia vedere, per le persone giovani di questo paese. Grazie. Lo credo anch'io, condivido tutto quello che hai detto, Virginia, e aggiungerei che ogni scusa, prima di una partita, alla fine le scuse sono sicuramente l'anticamera della sconfitta. Quindi oggi non puoi avere un alibi, costruirti un alibi su quello che è accaduto, perché siamo pari, è accaduto a tutti. Quindi quello che dice Virginia, ci sarà un cambiamento, non è detto che questo cambiamento sarà peggio di quello di prima, di quello che avevamo prima. E quindi bisogna trovare l'entusiasmo per poter crearsi e l'ingegno, e normalmente l'ingegno è chi ha qualcosa, a chi non ha da perdere qualcosa, e quindi il giovane è sicuramente quello che tecnicamente è più libero di pensare, non ha preconcetti, non ha sovrastrutture che ha già consolidato magari nel tempo, e quindi è molto più libero di poter essere alla ricerca della novità. Anzi, devono darci gli spunti. Dico così perché mi sento più tra i vecchietti che tra i più giovani, però allora tecnicamente è così, abbiamo bisogno di spunti per poter dare. Continuo a dire, mi piacerebbe... L'audio, scusami Demetrio, che non si sente. E non ti abbiamo sentito quest'ultimo passaggio? Non si sentiva l'audio? Che mi piace tanto, continuo a ripetere che mi piace tanto, lo rileggo sempre, il leader di servizio. In questo momento c'è il leader di servizio, c'è bisogno delle persone con grande entusiasmo e propositività. Io ce l'ho perché penso di averla, però ho qualche preconcetto e qualche sovrastruttura in più di qualche giovane che sta arrivando. Mi piace proprio aiutarli a poter esprimersi. Bene, grazie. Io ringrazio entrambi veramente per questa ora passata insieme e anche insomma con tutti anche insomma gli ospiti che ci hanno seguito, e lascio a Gianluca la chiusura e i prossimi appuntamenti. Sì, grazie, grazie a tutti, grazie Vale. E oltre quindi alle domande, io ho cercato un po' di sintetizzare, chiamiamolo così, dei takeaway di questa nostra chiacchierata, senza pretesa di esaustività, perché ho cercato di scrivere un po' in tempo reale, poi magari ce le socializziamo, ce le scambiamo un po', sperando che possa essere di utilità per trasformare quelli che sono stati magari oggi degli stimoli in poi delle pratiche. Cioè la cosa poi importante è che alcune magari delle riflessioni, degli spunti che oggi sono emersi, per ognuno di noi possano diventare delle piccole pratiche, no? Proprio nell'ottica dell'allenamento continuo che ci dicevamo, sarebbe bello se anche solo da oggi ognuno di noi cominciasse a fare un qualcosa di diverso grazie agli spunti e alle riflessioni emerse da questa nostra chiacchierata. Io, ringraziando ancora tutti, vi lascio con le indicazioni del nostro prossimo appuntamento, che sarà
il 26 marzo, stesso orario tra le 9 e le 10, dove parleremo di decisioni e di come l'intelligenza emotiva entra in gioco all'interno delle decisioni che un individuo e un'organizzazione sono chiamati a portare avanti, e ne parleremo insieme a due rappresentanti del mondo delle risorse umane, che sono Clemente Perrone di Sirti e Enrico Martinez di HP. E vi auguro una buona giornata e, come dire, ci sentiamo il 26 marzo per il nostro prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie Virginia, grazie Demetrio. Grazie a tutti. Ciao Demetrio. Ciao Virginia, grazie.